Steve Della Casa, benvenuto. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno a Steve Della Casa, e si parla niente poco di meno che di film, partendo da una pubblicazione Rai ieri, 1100 colpi di Hollywood Party. Per i nostri ascoltatori che non conoscessero ancora Hollywood Party, dire una trasmissione, dire una cosa molto relativa, è un qualche cosa veramente che supera il senso della trasmissione radiofonica, e molto di più Radio 3 Rai, ogni sera intorno alle 19. No, dopo il giornale radio delle 18:45, Hollywood Party, con i suoi racconti, i suoi commenti, le sue ironie, perché anche molta ironia Hollywood Party, e Steve Della Casa ne è parte integrante. Sì, dall'inizio, dal lontano 18 aprile del 1994, quando c'è stata la prima trasmissione. Da allora, insomma, abbiamo avuto ovviamente delle modifiche, perché in 21 anni non si può restare sempre gli stessi, però in occasione dei nostri 20 anni abbiamo fatto un referendum con i nostri ascoltatori, abbiamo chiesto quali fossero i film italiani che preferivano, e poi li abbiamo commentati in questo libro, e abbiamo anche proposto una serie di foto inedite tratte dagli archivi Rai di grandi personalità dello spettacolo italiano e internazionale che negli anni 50 e 60 hanno valicato i cancelli della Rai per trasmissioni, interviste, speciali e così via. E quindi è venuto un libro, insomma, che un po' specchia quello che facciamo, ma soprattutto rispecchia i nostri ascoltatori, insomma, che sono abbastanza fedeli, per fortuna, e abbiamo voluto dedicarlo a loro. Insomma, un omaggio che facciamo a noi, ma facciamo soprattutto a loro. Soprattutto agli ascoltatori, che sono parte attiva di questa trasmissione. Sì, perché con gli sms, le mail, i whatsapp, il sito, la possibilità di scaricare le trasmissioni col podcast che ci sono già state, quelle più recenti, anche quelle più vecchie, insomma, abbiamo un confronto quasi quotidiano con loro, e ci piaceva renderne conto appunto in una pubblicazione, perché, come si sa, scriptamanent, e quindi, insomma, abbiamo cercato di... Dal lontano inizio di Hollywood Party, Steve Della Casa, com'è cambiato, non il film, ma il pubblico, com'è cambiato il nostro sguardo nei confronti dei film? Allora, è cambiato, diciamo, parallelamente all'ascolto della radio stessa, cioè oggi gli apparecchi radio sono quasi spariti, e quindi uno si domanda chi sente ancora la radio. In realtà c'è più gente di prima che la sente, perché si sente su internet, con l'iPad, anche in televisione si può sentire la radio, e molti ci seguono proprio attraverso queste nuove maniere. Così come è cambiato la radio, è cambiato anche il cinema, cioè oggi il cinema si vede sempre di meno nelle sale cinematografiche, lo si vede a casa propria attraverso le nuove tecnologie, scaricando i film, condividendoli, insomma, facendo tutta una serie di operazioni che, quando è nata la trasmissione, di fatto non esistevano, erano riservate a pochi. Quindi effettivamente la visione del film è cambiata molto, però i film continuano ad essere visti, questa è la certezza, insomma, cioè un film rimane un evento, una cosa di cui si parla spesso e anche a lungo. Pensiamo, non so, alla Grande Bellezza, oppure, per parlare del cinema del passato, a Pierpaolo Pasolini, di cui oggi in questi periodi si sta raccontando i 40 anni della morte, e il cinema è diventato una delle... Tant'è vero che adesso uscirà con l'Espresso tutto, cioè tutto il cinema di Pasolini, cioè proprio è un continuo usare il cinema come una specie di memoria collettiva di tutti noi. Oggi con l'arrivo, Steve Della Casa, di Netflix... Sì. Cambieranno ancora altre cose, adesso non siamo ancora in grado di capire che cosa. Netflix in realtà si occupa soprattutto di serie TV più che di cinema, no? E quindi sarà una scommessa capire anche questo, cioè cosa
modificherà. Allora, già adesso le serie TV, come sappiamo, sono diventate sempre più importanti. C'è chi dice che il vero cinema adesso sia le serie TV, e a dar ragione a chi la pensa in questa maniera c'è il fatto che le grosse case produttrici americane, la Warner, la MGM, eccetera, investono nelle serie più di quanto investono nel cinema. Chiaramente Netflix, che fa vedere tutte le serie subito e a prezzi popolari, sarà un concorrente, per esempio, forse ancora più che per il cinema, per la televisione. La televisione tradizionale credo che debba porsi degli interrogativi, così come ce li siamo posti noi quando la radio ha modificato la sua ragione d'essere. Noi siamo sopravvissuti, mi auguro anche per tutti i colleghi che lavorano in televisione, che pure la televisione sopravviva, però sicuramente dovrà cambiare, ecco. Di uguale è difficile che rimanga qualcosa. Sicuramente dovrà cambiare, e questo cambio porterà sicuramente delle novità e anche fattori che possono essere di crisi, ma anche ovviamente di crescita, c'è sempre questo. Certo, no. Certo. Torniamo, Steve, dalla casa a Hollywood Party. Hollywood Party che racconta di film trasmissione per trasmissione. Una delle cose che, e lo dico da ascoltatore, no, seppure di strano, una delle cose che mancano, parlo al plurale adesso, una delle cose che mancano noi ascoltatori di Hollywood Party sono i film raccontati. Io trovo che sia stata un'esperienza quella, che mi pare non faccia più Radio Rai, un'esperienza straordinaria. La domenica pomeriggio alle 7 la proponiamo, non sempre, ma quasi tutte le domeniche la proponiamo. Questa allora è una mia disattenzione, perché lì veramente si entra a respirare l'aria del film attraverso delle angolazioni, delle voci molto particolari. Sì. Paradossalmente il fatto di non vedere le immagini fa concentrare di più sulla storia, sulle situazioni. Poi noi cerchiamo di arricchire tutto con aneddoti, racconti. Noi siamo più dei, come si dice, degli storyteller che dei critici, cioè ci interessano le storie che sprigionano i film, cioè che possono essere la storia di quell'attore, di quel regista, di quel produttore, oppure di come è stato girato il film, con quali difficoltà, con quali cambiamenti in corso d'opera. Insomma, ci piace molto, più che dare un giudizio, perché poi il giudizio lo spettatore se lo dà comunque da solo, se il film gli è piaciuto o non gli è piaciuto. Noi non vogliamo dare un giudizio, non vogliamo fare i critici tradizionali, vogliamo dare il maggior numero possibile di informazioni che da appassionati di cinema siamo riusciti a raccogliere su questo, su quel film. Infatti noi alterniamo appunto film del passato, film del presente, film grossi, film piccoli. Ieri abbiamo parlato, per dire, di Guerre Stellari, e lunedì parleremo di documentari, cioè i due opposti, insomma, del modo di fare cinema oggi. Cioè è proprio una maniera di essere che credo sia un po' anche quella che ci ha fatto sopportare pazientemente dal pubblico per tutti questi anni. Insomma, non facciamo mai lo stesso programma e non ci arroghiamo mai il diritto di dire questo film è bello, questo film è brutto. Quello lo lasciamo giustamente agli ascoltatori. E questa è una cosa molto bella, perché pone nella condizione noi ascoltatori di dire mi piace o non mi piace, secondo la consuetudine. Certo. Che va, però il giudizio spesse volte non deve fermarsi, cioè anzi il giudizio non deve fermarsi, certo. Mi piace o non mi piace, deve essere un pochino ragionato. Steve Della Casa, ma in una conversazione di anni fa avevamo sentito Steve Della Casa in questa trasmissione, Il Posto delle Parole, che in qualche modo a Steve Della Casa evocherà pure un film, Il Posto delle Parole. Certo, no? Certo, le fragole in quel caso, che, però. Però è altra cosa. Ci raccontò di suo padre che era professore universitario di sanscrito. Esatto. Ecco, dal sanscrito al film, come è avvenuto il passaggio? Come è avvenuto il passaggio? Ecco. Allora, è avvenuto proprio grazie al professore di sanscrito, per una questione piuttosto strana. Quando ero piccolo, mio padre non insegnava ancora all'università, ma faceva ancora supplenze nei licei, e mia madre non, era ancora una latinista, ma insegnava in una scuola serale a URSS. La sera mia madre appunto andava a USA a insegnare, e quindi mio padre restava da solo con me. Allora, siccome a lui piacevano molto
i western e i film di guerra, mi caricava sulle spalle, io avevo 2 o 3 anni, mi portava tutte le sere, noi stavamo in una zona di Torino dove c'erano allora molte sale cinematografiche, a vedere un western o un film di guerra. Io stavo sveglio un quarto d'ora, mi addormentavo, lui finiva di vedersi i film, poi mi riportava a casa e mi metteva a letto. Era una specie di... Il cinema per me è stato da un lato un babysitter, insomma un accompagnatore, dall'altro una serie di immagini che ruotava nella mia mente come possono ruotare nella mente di un bambino che si sta per addormentare. E ogni tanto, fino a qualche tempo fa, vedevo dei film che pensavo di non aver mai visto e vedevo una scena, una situazione, anche un dialogo, non so, una sensazione che era quella che avevo, dico, questo l'ho già visto da bambino, cioè mi ricordavo neanche di averlo visto, però l'avevo visto. È stata un'esperienza totale quella del cinema, che poi ha fatto sì che da grande, avendo avuto l'occasione, insomma, ho preferito, diciamo, cambiare gli studi familiari e non occuparmi di antichità greco-latina, ma di cinema. Ecco, da allora ad oggi, brevemente a conclusione di questa nostra breve conversazione, l'ultimo film visto da Steve Della Casa. Ho visto ieri sera il nuovo 007, appunto Spectre, che è abbastanza divertente, che è quello che ci si può aspettare da 007, tanta azione, in questo caso poi, come ben sappiamo, il film è stato girato in gran parte a Roma, quindi c'è, come dire, un pezzo d'Italia lì dentro, ed è molto spettacolare, insomma è uno 007 diverso da quello della mia infanzia, insomma i cattivi, la Spectre famosa è diventata un'organizzazione terroristica internazionale non più precisamente identificata, insomma 007 nasceva con la guerra fredda, no? Col conflitto prima con l'URSS e poi con la Cina. Adesso invece che la situazione mondiale è diversa, anche 007 è cambiato, però insomma sinceramente io mi sono divertito a vederlo. Ed mi pare il James Bond numero 27, quindi già una lunga serie. Bene, ci accompagna da 61, ed è sempre molto, quindi abbiamo bisogno di questi movimenti filmici che ci danno un po' di queste certezze. Grazie ancora Steve Della Casa e buon Grazie. Lavoro. Arrivederci.